innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti qua ad Acceglio. Mi è molto piaciuta l'introduzione fatta prima, nei saluti d'apertura, in cui si richiamava un po' lo spirito del nostro stare insieme qui oggi. Ovvero siamo venuti da tantissime parti d'Italia, in questo comune meraviglioso abbiamo anche la possibilità di godere del panorama dalle finestre, essenzialmente per questa occasione, ovvero per avere la possibilità di conoscere e condividere quelle che sono alcune buone pratiche che alcuni territori stanno già sviluppando in fase di progettazione delle proprie strategie, ma anche e soprattutto interrogarci e confrontarci su quelle che sono le sfide che le scuole delle aree interne affrontano e provare a trovare insieme un po' delle possibili anche soluzioni che possono essere anche in qualche modo replicabili in territori altri. Questo perché i territori delle aree interne hanno una caratteristica veramente unica del loro genere. Come diceva prima il dottor Barca, da nord a sud le aree interne condividono sia quelli che sono i valori che altrove probabilmente è più difficile ritrovare e rispecchiarsi, valori di appartenenza, di cittadinanza, di resilienza, ma anche poi quelle che sono delle difficoltà e delle sfide che sono più simili tra le aree interne, anche trasversalmente tra nord e sud, di quanto non lo siano in delle grandi città. Tuttavia, nonostante le similarità spesso di queste difficoltà, è interessante vedere come le strategie che i diversi territori hanno immaginato finora sono estremamente diversificate, pur utilizzando talvolta gli stessi strumenti o lo stesso, avendo diciamo lo stesso tema, abbiamo delle strategie che sono assolutamente uniche. Questo perché, questo diciamo è uno dei grandi meriti, condivido quello che si diceva prima della SNAI, la strategia comporta un'attenzione al territorio, un ascolto del territorio che fa sì che tutto quello che noi immaginiamo non possa che essere diverso e specifico per il territorio. Mi piace insomma ricordare sempre che nel nostro metodo e soprattutto per quanto riguarda il settore scuola, quando noi andiamo a fare gli scouting, spesso chiediamo a voi dirigenti scolastici, a voi amministratori e ai docenti stessi di coinvolgere in questi momenti di ascolto gli studenti, le famiglie, proprio perché la scuola è sentita come una di quegli strumenti principali per rilanciare l'area, che però senza i giovani, senza le famiglie, cioè senza coloro che la vivono, ovviamente non avrebbe possibilità per lo stesso tempo di esistere. Scusa, dovresti usare il microfono per cortesia. Non riesce a registrare. Scusate, non si sente qua sul posto, è dallo streaming. Ho capito, però no. Ok, grazie. Prego. Ricordo solo, diciamo, un po' per tutte, oltre alle esperienze di scouting, un'esperienza che si è svolta di recente nell'Appennino reggiano, che ha proprio visto la partecipazione degli studenti. È stata un'occasione di incontro proprio tra tutti gli studenti di quell'area, la partecipazione è stata veramente altissima, potete vedere anche sul nostro sito internet gli stimoli che sono venuti dalla presenza degli studenti. Diciamo che a partire da questi momenti di ascolto ha anche emerso come la riflessione sul tema della scuola si articola, diciamo, in croce essenzialmente due questioni che potremmo ritenere le due questioni chiave. Da una parte la questione della qualità, il tema della qualità, dall'altra parte il tema della funzione, del ruolo che la scuola è chiamata a svolgere. Quando parliamo di qualità non parliamo di un concetto ovviamente unico, ma la qualità si è applicata alle scuole, si è applicata alle scuole delle aree interne, si delinea e si declina in una serie di sfaccettature che a loro volta potremmo dire si influenzano a vicenda. Penso alla qualità degli spazi di apprendimento, alla qualità delle metodologie didattiche utilizzate, alla qualità della formazione del corpo docente. Ecco, tutti questi elementi spesso rappresentano delle sfide grandissime per i docenti e per i dirigenti delle aree interne. Sfide che anche quando
in alcuni territori si può contare sulla passione e sull'entusiasmo di una comunità attiva, di un dirigente scolastico attento, di genitori o di docenti attenti, spesso ci sono delle difficoltà oggettive che rendono necessario provare ad immaginare delle soluzioni alternative, alternative a quelle che sono le classiche, diciamo, le politiche ordinarie che abbiamo a disposizione. Sperimentazioni innovative che proprio per questo necessitano di audacia. Senza l'audacia probabilmente rimarrebbe una sfida insormontabile, una sfida che non potrebbe essere affrontata. Accanto a questo, dicevamo prima, il ruolo che la scuola ricopre. Abbiamo parlato tante volte nelle vostre strategie del ruolo della scuola come civic center, ovvero una scuola aperta al territorio, una scuola inclusiva, una scuola come centro di aggregazione, cioè una scuola che non sia solo uno spazio in cui i nostri figli vanno a studiare, ma una scuola che possa raccogliere anche le stanze del territorio, che possa diventare uno spazio di aggregazione, un presidio culturale. Accanto a questo tema, che abbiamo tante volte affrontato anche l'anno scorso e che è assolutamente vero, è necessario proprio per invertire, anche per garantire, diciamo, una sorta di spazio non solo fisico ma a volte anche mentale, ce n'è un altro che oggi affronteremo con le domande che abbiamo immaginato, ovvero il ruolo della scuola come promotore, come valorizzatore, potremmo dire, delle peculiarità del territorio. Una scuola che sappia formare nei propri studenti quelle competenze attente alle vocazioni territoriali, cioè attente a quella peculiarità del territorio in cui la scuola si trova, peculiarità artistiche, storiche, culturali, agroalimentari, che senza probabilmente delle azioni specifiche sui giovani andrebbero dimenticate. Parliamo spesso di questo patrimonio intangibile dei piccoli paesi, del saper fare, di un artigianato che sta scomparendo. La scuola in questi casi, in questi territori, e oggi ne ascolteremo alcune testimonianze, ha la possibilità di non solo recuperare la memoria di mestieri antichi e di luoghi e di storie, diciamo, assolutamente preziose, ma anche di offrire delle possibilità di sviluppo e di lavoro per i nostri giovani. Di tutto questo parleremo nelle nostre sessioni, lo faremo con dei relatori che arrivano da nord a sud, un po' da tutti i territori d'Italia. Abbiamo 4 rappresentanti di aree interne che presenteremo adesso man mano e 2 rappresentanti anche di esperienze altre, di legame, diciamo, tra il territorio e le scuole. Abbiamo immaginato questa sessione non come una carrellata di presentazioni, ma un po' più dinamica, ovvero avete letto tutti nel programma, abbiamo 4 domande guida e per ognuna di queste domande guida si confronteranno, comunque sentiremo 2 testimonianze. Quindi andremo di domanda in domanda e di volta in volta sentiremo le presentazioni dei nostri relatori. Partirei subito con la prima domanda, così non perdiamo tempo. Posso chiedere di andare avanti di una? Ok, la prima domanda. Siamo tornati indietro. Ok, la prima domanda riguarda proprio quello di cui vi parlavo adesso, cioè l'attenzione. Come possiamo potenziare le competenze dei nostri allievi e studenti rispetto alle vocazioni territoriali? E quali sono le scelte che i nostri dirigenti scolastici, insieme agli uffici scolastici regionali e alle regioni, possono portare avanti proprio per sostenere la formazione secondaria di secondo grado coerente con quelle che sono le potenzialità del territorio? Ne parliamo con il dottor Treu e con la dottoressa Magno. Inizierei subito con il dottor Treu. Buongiorno a tutti, sono Mario Treu della Cramaggi di Tolmezzo, provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia. Io mi piacerebbe però riprendere un attimo quello che si diceva prima con Fabrizio Marca, no? Perché secondo me voi avreste delle sorprese se voi foste in grado, parlo per le scuole soprattutto, di far ascoltare i ragazzi delle scuole superiori a delle persone esterne.
a delle persone esterne. Noi abbiamo fatto questo giochetto qua, ma coinvolto un co-working, abbiamo fatto ragionare per due giorni interi sul loro futuro. Perché futuro è una parola chiara, ragionando con i ragazzi, perché sono loro che devono sognare. Noi siamo troppo vecchi, ma il futuro è loro. Noi dobbiamo dare delle gambe perché loro possano sognare. Dobbiamo dargli gli strumenti affinché riescano a disegnare il loro futuro, trovare lo spazio dentro la comunità nella quale sono nati, cresciuti e vivono. E l'obiettivo di all'interno è quello, no? E allora bisogna destrutturare un po' le cose, no? Noi abbiamo cominciato a destrutturare anche all'interno e ci è piaciuto ragionare in modo un po' diverso. E quando è uscita la strategia di attaccare, che era una delle due che ancora in firma che gira con il ministero, quella cosa lì, no? Lo vedevamo prima. E mi ha detto, ma forse noi siamo una cooperativa, un ente di formazione, anzi, noi 5 anni fa eravamo un ente di formazione, poi a un certo punto volevamo festeggiare 20 anni di attività della nostra società. E abbiamo detto, facciamo una cosa un po' diversa. Andiamo a girare per la montagna friulana, dal confine con il Veneto fino ai confini con la Slovenia, passando con l'Austria, a immaginare, a vedere. Abbiamo sentito dire, abbiamo sentito parlare di persone che abbandonavano la città, la pianura, e venivano in montagna, e pur di vivere in montagna si inventavano un lavoro. Friuli non è una regione grande, è 1,2 milioni di abitanti. Beh, noi non sono censiti da nessuna parte questi personaggi qua. Non esiste un'anagrafe. Noi ne abbiamo contati, in 1 anno e mezzo li abbiamo intervistati, 151. 151 persone, famiglie, che hanno lasciato la città e la pianura e se ne sono andati a vivere in montagna, in paesi come questi, ma anche qua ce ne ho incontrati, ne abbiamo parlato, e ci hanno restituito, in questo viaggio durato 1 anno e mezzo, una visione del nostro territorio completamente diversa da quella che noi montanari avevamo. Ci hanno fatto vedere, ci hanno prestato i loro occhi, ce li hanno dati e ci hanno fatto leggere il nostro territorio in modo completamente diverso. Questa cosa qua ci ha decisamente cambiato la visione che avevamo della nostra mission aziendale. E abbiamo cominciato, come dicevo prima, a organizzare dei festival, a creare delle reti, delle connessioni con gente di altre montagne. E abbiamo cominciato a ragionare con le minoranze linguistiche, perché sono ricchezze, sono portatori di tradizioni. E abbiamo così, dentro questa strategia che veniva fuori confezionata, mancava una cosa secondo noi. Ed è sorvolata prima nelle parole di tante persone, della dottoressa Lucatelli, di Fabrizio Barca. È come accendere queste comunità, ma non perché prendano fuoco, come fargli vedere il futuro nei loro occhi, come accenderle, come farle ripartire. E questa cosa qua è stata la domanda per cui noi, ci proviamo noi. Siamo piccoli, insomma, se rompiamo le scatole al massimo ci massacra, non succede niente, poi insomma, dopo devi morire, quindi tanto vale provarci. E siamo andati in regione, abbiamo intercettato l'assessore regionale alla formazione professionale e gli abbiamo detto, scusa, a noi questa roba qua non ci convince molto. Tenete presente che noi veniamo fuori però in realtà da una situazione come ente di formazione vincente, dove avevamo già vinto 3 premi innovazione, quindi facevamo delle didattiche un po' nuove, particolari. Anche a livello di piccola e media impresa ci piazzavamo bene. 10 anni fa avevamo vinto il premio innovazione come una delle 10 aziende più innovative della regione Friuli. Cioè, eravamo sempre un po' borderline. Siamo andati dall'allora assessore alla formazione e gli abbiamo detto, scusa, secondo noi bisogna fare questo, fai un bando, lo inserisci nel Fondo Sociale Europeo fuori dalle aree interne,
così partecipa chiunque, non è una roba solo nostra. Noi magari poi costruiamo le aggregazioni, facciamo un ATI, lo inserisci nel piano operativo di quell'anno, nel PPO, fai il bando aperto a tutti, poi vabbè, l'abbiamo vinto, no? Dentro questo bando si chiama Polo Tecnico Professionale dell'Economia della Montagna. Becca tutte e tre le aree interne della regione Friuli. Una è prossima e le altre due sono lì per cominciare a ragionarci, no? Cosa facciamo dentro il polo, questo polo dell'economia della montagna, perché paroloni lunghi? Beh, la prima cosa che voglio raccontare, dentro sono 7 scuole superiori che insistono tutte nelle aree interne. Capofila è una scuola pubblica che insiste a Tolmezzo, un liceo e un ITI. Sono 11 enti di formazione, quindi ci si divide il budget. È miseria, ma è tanto l'idea, il creare aggregazione, creare reti, creare connessioni, quello che ci piaceva a noi. E 3 associazioni di categoria. Prima cosa, la stiamo facendo. Creiamo un osservatorio. Capiamo le piccole e medie imprese che stanno dentro l'area interna di che cosa hanno bisogno in termini di persone. Ma non, siccome mi va in pensione l'impiegato amministrativo, mi servirebbe una nuova segretaria. No, quello non ci interessa. Ma quali sono i 10 mestieri che nei prossimi 10 anni scompariranno dalla montagna friulana? E quali sono i 10 mestieri che improvvisamente l'innovazione tecnologica richiede anche all'area montana? Ragioniamo in modo diverso. Questo era il senso del nostro osservatorio, mi hanno indicato 2 minuti. E quindi dopo l'osservatorio abbiamo cominciato a ragionare di fare delle azioni di orientamento. Orientamento, ma a partire dagli asili. Perché i ragazzini che vanno all'asilo devono cominciare a conoscere il loro territorio ed apprezzarlo. E su, oltre, fino alle scuole superiori. Dopo abbiamo fatto un progetto di alternanza. Alternanza con un software in cui le aziende, i tutor aziendali che ospitano gli allievi dalle scuole superiori validano le attività e dicono sì, è vero, questo ha fatto questa attività e da 0 a 5 ha imparato 4. Ma si crea già il mercato del lavoro di questi ragazzi qua, perché nel curriculum che loro propongono attraverso il software dicono, ah, hai fatto l'alternanza con quel signore lì, io lo conosco, è uno bravo, se ti ha messo 4 su 5, vieni a lavorare domani. I ragazzi, alla termine, c'era la dottoressa Lucatelli, della presentazione fatta con questo coworking che era indipendente da noi, loro hanno dichiarato che sanno già dove andare a lavorare, e in area interna. E ho finito, perché è finito il tempo. Diamo adesso la parola alla dirigente Magno, che ci parlerà dell'esperienza del loro istituto d'arte. Sì, grazie. Liceo artistico per il design dopo la riforma. Liceo artistico con indirizzo design e curvatura arte della ceramica. Io sono costretta, un po' per far capire meglio l'impresa nella quale ci siamo avventurati adesso, dire giusto 2 parole su Castelli, per chi non conoscesse questo borgo che si trova a 20 minuti dall'uscita autostradale di Colle d'Ara, in provincia di Teramo. Venendo da Roma, poi in fondo non si ha la percezione che sia un posto così difficile da raggiungere, 20 minuti dall'uscita dell'autostrada, però di strada non proprio di quelle panoramica sicuramente, però insomma con un dissesto idrogeologico che produce frane in continuazione, ma poi quando si arriva il viaggio ripaga, perché ci si trova sotto la parete del Monte Camicia con l'istituto, il nostro liceo, che è proprio in una cornice naturale veramente incantevole, ed è una scuola che ha più di 100 anni.
più di 100 anni in un luogo vocato alla produzione ceramica. Una ceramica che è stata importante, la tradizione illustre, inizia nell'epoca rinascimentale, dal 500 in poi è stata una produzione molto apprezzata dalle famiglie importanti, insomma dal patriziato, non soltanto italiano, per cui alcune ceramiche si trovano anche in importanti musei del mondo. Cito così per dire la produzione Orsini Colonna, ecco lì giusto, io ho portato tre o quattro immagini solo per far capire un po', ecco questa è la scuola, vedete il Monte Camicia sta proprio lì, e poi due immagini soltanto della nostra ceramica, questa è quella tradizionale, quindi è quella che peraltro questa è attribuita a Francesco Antonio Grue che dà il nome alla nostra scuola. E, ci sono, come vedete, quella è una ceramica che tradizionale, insomma, è figurata, è istoriata, quindi e anche questo è il soffitto, tanto sarò rapidissima, solo per dire la ceramica tradizionale qual è e far capire cosa ha prodotto di nuovo subito dopo il nostro istituto nel tempo. Questo è il soffitto del 600 di una piccola chiesa che si trova a Castelli, che è stata definita Sistina della Maiolica da Carlo Levi. È un'opera, diciamo, veramente di comunità. Ci sono mattonelle decorate che sono state donate dagli artigiani nel 600, tutti gli artigiani di Castelli. La tradizione è andata avanti, ripeto, c'è la collezione Orsini Colonna delle famiglie rispettivamente Orsini e Colonna a San Pietroburgo, ci sono musei che ospitano sia al Louvre sia al Metropolitan Museum la ceramica di Castelli. Cosa succede? Che si va incontro a un periodo di crisi intorno all'Ottocento e quindi si pensa alla fondazione di una scuola. Proprio con l'obiettivo, questo io lo dico proprio per far capire che nella sua missione originaria che questa scuola deve raccogliere un po' l'eredità e rinnovare. Quindi l'idea era cerchiamo di formare dei nuovi ceramisti che sappiano innovare. E quindi non soltanto riproporre, perché alla fine erano diventati dei bravissimi esecutori, copisti di quello che era stato prodotto di grande nel passato, ma si rischiava a quel punto l'implosione. Così è nato l'istituto. E l'istituto in effetti ha avuto un periodo di grande innovazione e produzione con direttori e professori che sono arrivati a Castelli da fuori, da tutta Italia, da Venezia, da Bologna, da Faenza, e in effetti si è prodotta una ceramica, ecco questa è una foto del presepe monumentale, completamente diversa rispetto a quella tradizionale, e quindi c'è stata tutta una innovazione e una ricerca che adesso, in questo momento storico, di nuovo ha cominciato a segnare il passo. Perché? Perché il paese si è ridotto notevolmente dal punto di vista della popolazione, perché non credo sia la causa, ma ha comunque comportato una notevole difficoltà. Sono intervenuti due terremoti, Castelli è nel cratere sismico del 2009, quello dell'Aquila, e poi di nuovo nell'ultimo cratere sismico. Quindi lo spopolamento chiaramente è anche aumentato ed è cominciato un periodo proprio di non di difficoltà, di travaglio, di anno in anno al momento di riavere l'organico e l'attivazione della classe, perché non si riusciva a raggiungere il numero minimo di iscritti. Quindi in questo paese si incrocia la necessità di mantenere in vita una scuola e insieme questa è la necessità di mantenere in vita il paese, cioè le due vicende sono del tutto sovrapposte e intrecciate. Se la scuola riesce a produrre come fosse un volano, no? Una inversione di tendenza, a rilanciare, a costruire sul territorio, ad aiutare a costruire un progetto di sistema che quindi, oltre alle vocazioni sulla ceramica, sposi la vocazione per il turismo e insomma la valorizzazione di tante risorse materiali e immateriali che sono sul territorio, oppure la scuola non ce la fa a sopravvivere e molto probabilmente non ce la fa sopravvivere neanche il paese, quindi insomma è un circolo vizioso. Per cui di nuovo sta avvenendo questo, che adesso la scuola
dall'anno prossimo sarà una delle scuole che in Italia sperimenteranno il percorso quadriennale del liceo. Quindi il diploma in 4 anni anziché in 5, chiaramente diploma che deve avere lo stesso valore del percorso quinquennale, per poter essere inclusa dal Ministero tra queste scuole autorizzate alla sperimentazione, la scuola ha dovuto chiaramente pensare, ripensare la didattica, inventarsi un progetto innovativo che sembra, almeno sulla carta per ora, aver convinto il Ministero, per cui inizieremo, e sembra aver convinto anche le famiglie, perché finalmente abbiamo un numero di iscritti che è un record per noi. 21 iscritti in questo luogo significa una cifra che non vedevamo da una quindicina d'anni. Ora, io sarò brevissima su quello che può essere fatto perché si davvero si potenzino le competenze cosiddette vocazionali. Naturalmente il focus è sull'alternanza scuola-lavoro, ma questo si fa presto a comprenderlo in un posto dove i ragazzi possono fare sperimentazione diretta di competenze storiche all'interno delle poche botteghe artigiane rimaste. Però è chiaro che se noi ci accontentassimo di questo non riusciremo a persuadere né alunni né famiglie a fare lo sforzo di venire da noi, cosa che significa alle volte anche un viaggio di 50 minuti, di un'ora, sia la mattina che il pomeriggio, con ragazzi che comunque preferiscono non risiedere, pur essendoci la possibilità, non col convitto. Io vado velocissima, vi sto dando un po' di input sulle criticità. I ragazzi dovrebbero, se volessero, potrebbero rimanere ospiti a castelli di alcune famiglie che danno la disponibilità. È una residenzialità soft, diciamo così. Tuttavia, per ora le famiglie preferiscono, ai ragazzi stessi, sobbarcarsi un viaggio lungo eppure tornare a casa. Ma vengono lo stesso perché si rendono conto che c'è una tradizione lì talmente illustre su una competenza specifica che può valere la pena. Solo che noi siamo convinti che questa loro disponibilità e questo loro interesse può essere di molto rafforzato se, oltre ai rapporti con le piccole con i laboratori locali, si fa quello che per metodo suggerisce la stessa strategia. Io quindi questo vorrei dire di nuovo, che noi potremmo, come si fa a lavorare sulle competenze degli alunni? Portando dentro la scuola come sistema perché produce un cambiamento culturale della comunità educativa, educante, cioè di tutti i docenti e di, naturalmente, delle famiglie e degli stessi alunni. Il metodo della strategia della SNAI, perché è un'educazione alla complessità, che quanto suggerisce l'Europa con, diciamo, la lezione magistrale di Edgar Morin, di per sé è un invito a lavorare sulla complessità, è un invito a lavorare sulla ricerca, sulla partecipazione, ed è quello di cui i ragazzi hanno bisogno, cioè dare un senso a quello che fanno dentro la scuola. Altrimenti non c'è nessun tipo di metodologia tecnica, didattica, che possa essere efficace. Perché è efficace quello che convince i ragazzi che stanno facendo una cosa dotata di senso, che a loro interessa. Quindi, quando vengono coinvolti in un lavoro che significa per loro, faccio un esempio solo, alla scuola vengono portate delle risorse, perché la scuola in questo momento, vuoi per il terremoto, vuoi per questo progetto, vengono portate delle risorse con, ora non ha importanza da chi, alle volte dalla Camera, da enti, da associazioni, comunque ci sono delle risorse da spendere. Allora, uno di questi progetti che diventa automaticamente progetto di alternanza scuola-lavoro, è quello di dire ai ragazzi, guardate ragazzi, come facciamo a dotare la cappella di cui vi ho parlato prima, la Sistina della Maiolica, cioè questa chiesetta rupestre con questo splendido soffitto, che è visitabile, ma è visitabile con il cancelletto che si apre con la chiave che è nelle mani del bontà sua del custode, che è una famiglia che abita lì vicino, semplicemente, che apre. Quindi si può entrare, però all'interno c'è questo splendido soffitto e un pannello didattico che riporta due notizie. Quindi abbiamo pensato, voi potreste
fare tutto il lavoro di ricerca, di, con i soldi si può acquistare un totem interattivo di quelli che possono anche poi riportare dentro le informazioni in tutte quante le lingue, cioè, e il lavoro degli alunni diventa sia quello di digitalizzazione, naturalmente della ricerca, naturalmente quella, anche il lavoro di strutturare il progetto e di trovare le risorse interne, perché la visita poi dovrebbe essere seguita anche eventualmente dal trekking, dalla passeggiata e poi anche, perché no, dalla sosta al ristorante del posto. Quindi lavorare su tutto un sistema diventa per loro automaticamente un approfondimento di competenze di tutte quante le discipline. E diventa anche un modo per sentirsi partecipi di un progetto locale che può essere, perché no, per i ragazzi del posto un modo per investire sul territorio, ma può essere semplicemente uno spunto per andare poi anche in tutt'altro luogo e da tutt'altra parte per approfondire determinate... E quindi noi in questo progetto come scuola, per tornare alla domanda cosa può fare il DS, cosa può fare l'ufficio scolastico e via dicendo... La cosa, direi fondamentalmente, costruire il giusto rapporto di alleanze, partenariato stretto, molto importante, sia con le istituzioni culturali, sia naturalmente con gli enti locali, perché il rapporto è quotidiano ed è fondamentale, e poi con aziende importanti sul territorio nazionale che diano il respiro ai ragazzi, che diano la sensazione che appunto c'è un locale su cui si lavora in profondità, e poi però anche una rete di relazioni altre che faccia sentire questo posto al centro del mondo. Cioè non è un posto, loro continuamente vengono stimolati perché noi invitiamo l'artista che ha avuto successo e che espone a New York, e poi ecco ultimamente la Bosch che è venuta con l'assessore, con l'ambasciatore tedesco a fare una visita lì, perché abbiamo proposto di essere noi a preparare per loro il prototipo del gadget che daranno in un progetto nazionale in cui vanno in tutte le scuole. Quindi quello che voglio dire è che se il ragazzo si sente di essere dentro un progetto di vasto respiro, poi si può lavorare sulle competenze e quindi andare sul dettaglio. Va bene, questo. Grazie. Giusto una nota di metodo che non ho dato prima. Al momento proviamo a stare nei tempi, ovviamente, di 10 minuti che abbiamo dato ai relatori, e a sentire un po' gli stimoli che ci forniscono sulle varie domande, e mi auguro riusciamo a ritagliarci una ventina di minuti alla fine per poter invece sentire le vostre sollecitazioni o eventualmente anche se ci sono altri spunti sulle singole domande, proprio perché sappiamo che ognuno di voi ovviamente è portatore di esperienze al di là della singola domanda che proponiamo e che i temi si intersecano. È un po' una forzatura immaginarle come domande separate, però funzionale al proseguo, insomma, della sessione. Sulla domanda numero 2 tocchiamo un tema che è un po', rappresenta, diciamo, uno dei nodi critici di tutte le scuole delle aree interne, ovvero la frammentazione che spesso ritroviamo nelle scuole dei territori, che comporta inevitabilmente un sottodimensionamento. Sottodimensionamento al quale è possibile fare fronte. Ogni area, potremmo dire, ha trovato delle strategie alternative per far fronte al sottodimensionamento delle strutture. In questa occasione ci concentriamo essenzialmente su 2 soluzioni, ovvero da una parte la soluzione della costituzione di nuovi poli scolastici innovativi, dall'altra parte, quando non ci sono le condizioni per costruire questi poli, quali sono le strategie, le soluzioni che i territori hanno immaginato per poter comunque far sì che la scuola sopravviva, pur con piccoli numeri e pur con, diciamo, dimensioni di piccole classi. Parliamo di questi temi con il dottor Marino, dell'assistenza tecnica dell'area Valli Mare e Grana, che ci ospita proprio per questo forum, e poi con la professoressa Zunino, ex dirigente dell'area di una scuola dell'area Beguasol e soprattutto anche capofila del manifesto delle piccole scuole.
Iniziamo dal polo. Bene, buongiorno. Sì. Io ho preparato qualche slide, ma in realtà non sapevo bene quanto sarebbero state utili. Quindi faccio solo, come dire, una carrellata. Allora, questa è solo per spiegare il contesto in cui noi ci troviamo. La Valle Maira è una delle due vallate che fanno parte dell'area pilota della regione Piemonte. All'interno di questa dell'ambito della strategia, la Valle Maira si connota per una sua organizzazione orografica particolare. L'avete visto oggi arrivare fino ad Acceglio e parecchio lungo. È una valle lunga che ha una presenza demografica molto bassa e che ha un centro di fondovalle, come capita abbastanza frequentemente in questi casi, che ha assorbito negli anni passati flussi demografici importanti. Oggi non li assorbe più perché non c'è sostanzialmente più nulla da assorbire, nel senso che chi è rimasto a vivere qua, vive qua. Questo ha fatto sì che nel passato si fossero concentrate molte infrastrutture e servizi nel fondovalle, comprese le scuole. Al momento la valle è ancora dotata di scuole, ce ne sono tre, due scuole primarie, elementari, e una scuola secondaria di primo livello, una scuola media. La scuola media si trova a metà valle, a Stroppo, ed è dotata anche di un convitto, mentre le due scuole elementari si trovano a San Damiano, che è il centro più grande che avete incontrato salendo verso media fondovalle, e poi una è a Prazzo, quindi relativamente vicino ad Acceglio. Questo fa sì che, a prescindere da dove uno abiti, i ragazzini li deve portare in queste scuole, quindi con degli spostamenti significativi dal punto di vista proprio della durata dei chilometri che devono essere fatti. Ha fatto sì che uno dei principali ragionamenti che è stato fatto all'interno della nostra strategia riguarda la possibilità di creare un polo scolastico di valle. Il polo scolastico di valle è una cosa che risponde a delle necessità abbastanza articolate. Vale a dire che nel corso della strategia ha acquisito un'importanza sempre maggiore in funzione del fatto che ci siamo resi conto come la scuola, questo è stato detto e ridetto, ma lo ripeto perché è anche una parte fondante della nostra strategia, la scuola rappresenta un po' l'anima di questo progetto di aree interne, vale a dire che il poter fare un intervento sulla scuola, sull'istruzione, significa un po' dare, come dire, un viatico al futuro delle generazioni che sono presenti e che potranno esserlo negli anni futuri, e dall'altro canto investire sul presente, perché nella scuola si possono concentrare tutta una serie di funzioni che a ben vedere sono quelle che in questo momento mancano di più nello sviluppo dei territori. Come ha detto anche Barca, non sono mancate le risorse nei nostri territori, sono mancate certe volte le politiche che hanno aiutato a spenderli bene questi soldi. Quindi noi abbiamo ragionato sul fatto che la possibilità di dare dei servizi sia di tipo formativo ma anche di tipo aggregativo e che facilitassero lo sviluppo di relazioni, l'incontro e lo scambio di conoscenze fosse fondamentale in un ambito dove bene o male non c'è nessuno che ha, come dire, dei problemi di indigenza, ma ci sono dei problemi di possibilità di sviluppo, cioè di aprire l'orizzonte per quelli che vivono qua, perché possono avere le stesse opportunità di uno che vive in una grande città, o anche di più. Anche di più, perché quando ci siamo studiati di fare questa scuola di valle, fondamentalmente abbiamo pensato che non dovesse essere una scuola ordinaria, perché la scuola ordinaria c'era già altrove e quindi potenzialmente se uno vuole mandare i bambini a scuola ordinaria aveva già delle alternative. Il discorso relativo alla
alla scuola che si ipotizza all'interno della nostra strategia, si è sviluppato sostanzialmente su questi elementi. Allora, c'era una limitata consistenza delle classi, limitata al punto tale che alcune scuole erano costituite da pluriclassi sostanzialmente, ma non era solo un fatto formativo, era proprio il fatto che i bambini molto spesso avevano pochi coetanei con cui stare, con cui giocare, quindi il fatto di creare un polo facilitava anche a livello di età diverse l'incontro dei bambini. L'altro elemento che dicevo era quello della razionalizzazione degli spostamenti degli alunni. Non aveva senso per molti bambini dover fare svariati chilometri per andare a scuola, magari in posti diversi, per cui i genitori dovevano ingegnarsi tramite scambi di figli a portarli da una parte piuttosto che dall'altra. Poi le strutture esistenti non sono delle strutture moderne, non sono recenti, e quindi anche questo è un aspetto poco, come dire, accogliente, poco significativo per dare una buona offerta scolastica. Un altro aspetto è quello della razionalizzazione dei costi di gestione, che sicuramente accorpando le funzioni in un unico luogo si presta molto più facilmente che non avendo più plessi sullo stesso territorio. Ultime cose sono quello di avere una dotazione tecnologica che sia moderna e che quindi consenta ai ragazzi di studiare con delle attrezzature che sono al pari di altre scuole, in grado di metterli al passo coi tempi usando delle tecnologie contemporanee. Avevamo sul territorio della Valle Grana un esempio molto interessante che è stato poi lo spunto determinante a procedere, cioè la scuola di Monterosso Grana. La scuola di Monterosso Grana è una scuola che oggi rappresenta un modello di riferimento anche a livello regionale, perché è una scuola moderna, scuola di valle, che ha accorpato in essa stessa tutte le scuole che erano presenti nella Valle Grana. La Valle Grana è molto più corta, è più vicina al fondo valle, quindi è più facilitata, se vogliamo, in questo processo. Però, solo per dirvi, ci sono voluti per la creazione di questa scuola circa 10 anni, ovviamente passati, adesso la scuola esiste. Perché chiudere una scuola in un altro paese dicendo guardate, ne facciamo una più bella dove potranno andare anche i vostri figli è stato una cosa molto complicata. Sono stati anche momenti difficili con carabinieri che andavano a occupare a impedire di utilizzare le varie strutture. La scuola è stata realizzata tra il 2010 e il 2013 con un importo, diciamo, contenuto di 1.300.000 euro. Al momento ci sono 60 studenti che sono costantemente in crescita negli anni. Negli anni praticamente la scuola è diventata una scuola attrattiva, cioè dove non andavano solo i bambini dei paesi della valle, che peraltro sarebbero andati magari comunque lì, ma anche bambini che salivano dal fondovalle, che come dico è più facile di quello sicuramente della Valle Maira, che però ha fatto capire come l'offerta formativa di un certo livello poteva essere attrattiva anche per vari motivi, il fatto che magari la scuola guardasse i bambini tutto il giorno fino a tarda ora, che il sabato potessero stare a casa, comunque dava la possibilità di in qualche maniera scegliere questo tipo di scuola. Sulla base di questo discorso si è proceduto a un ragionamento che ha portato a individuare a Prazzo, che è il paese, forse l'ultimo paese prima di arrivare ad Acceglio, nella frazione inferiore dove c'è una caserma che è stata dismessa dal demanio militare al comune. Questa è una possibilità molto interessante perché è un'area molto ampia, 22.000 metri quadrati, un'area che ha una abbastanza buona esposizione, è un'area che è in una posizione della valle abbastanza baricentrica rispetto all'alta valle, per cui convergono lì delle valli laterali. E poi non ultimo il fatto che quest'area era un'area che è stata espropriata dall'esercito 75 anni fa per farci una caserma che oggi diventasse una scuola di valle. Ovviamente la nostra non vuole essere, come dicevamo prima, una scuola ordinaria, nel senso che sappiamo benissimo che una scuola ordinaria
e troppo poco per il tipo di attrattiva che deve offrire. Noi pensiamo che la scuola debba circondarsi di molte funzioni, come ad esempio una foresteria dove gli insegnanti potrebbero dormire, vivere, insomma molti insegnanti che hanno un turnover elevato perché hanno difficoltà a rimanere, offrirgli ad esempio un alloggio a modica cifra o addirittura gratuito potrebbe incentivare la presenza di insegnanti che si vogliono fermare sul territorio. Un altro aspetto è quello dei laboratori. Noi abbiamo nell'area la superficie sufficiente per fare anche delle attività laboratoriali che potrebbero dare poi origine allo sviluppo ad esempio del recupero di mestieri tradizionali o cose di questo tipo. E ultima, ma non meno importante, è la funzione aggregativa. Oggi nella valle non ci sono dei punti di aggregazione pubblici, al di là di locali di pubblico esercizio o cose di questo tipo, dove la gente si può incontrare. Ora, la conclusione è: questo per noi è il modello verso cui tendiamo con la nostra strategia, nell'ipotesi appunto di localizzarla lì, ma fosse anche localizzata da un'altra parte, il senso è quello di dire la scuola diventa riferimento per questa valle in un luogo dove la comunità si anima. Il dubbio che abbiamo, e lo condividiamo in questa assemblea perché è una cosa che sentiamo importante che sia condivisa, è il fatto che comunque la progettazione di questa scuola, che verrà fatta secondo i canoni dei decreti ministeriali, degli standard e via dicendo, sarà sempre sotto la spada di Damocle del fatto di non riuscire a raggiungere i numeri minimi per le attivazioni delle sezioni o per la conferma dei docenti in misura sufficiente a, come dire, garantirne la sostenibilità. Quindi quello che ci chiediamo è: ha senso che la strategia finanzi delle opere così importanti per i territori, se poi sul piano normativo e regolamentare non vengono offerte delle piste di sperimentazione, chiamiamole così perché deroghe non piace, delle sperimentazioni che consentano in qualche maniera di garantire per un certo periodo, anche in attesa che la strategia dia i suoi frutti, una vita che sia una vita vera, quindi non costringerci ogni anno ad avere il dubbio che quell'anno lì la scuola non possa aprire, che magari l'anno dopo i bambini li prendiamo, li carichiamo sul pulmino e li portiamo a Dronero. Bene, grazie anche per lo spunto di riflessione finale che indubbiamente rappresenta uno dei temi che sarebbe opportuno che anche la federazione, la costituenda federazione, potesse portare ai tavoli nazionali. Do adesso la parola alla professoressa Zunino. Grazie, sono molto contenta di aver partecipato e sentito queste esperienze molto interessanti. Si sente? Sì, ok. Ok, allora io sono ex dirigente scolastica, sono in pensione da 2 anni e ho lavorato, ma è una presentazione vecchia, comunque, ok, no, ecco, premete, ecco, ok. Allora, e vengo da un contesto di montagna, dell'area Beguassol, perché poi nel frattempo c'è stato appunto l'avvio del progetto aree interne. Ho diretto per 11 anni il comprensivo di Sassello, che si trova ai confini con Sassello, ai confini con la provincia di Genova e di Alessandria. E comprende 5 comuni, tutti a bassa densità demografica, mezzi montani e mezzi no. Il più montano è il comune di Sassello, perché va da 400 metri a 1287 metri sul livello del mare, con il Monte Beigua. Poi c'è il comune di Urbe, che è proprio al confine con Genova. Che cosa ci siamo inventati noi per superare l'isolamento e diciamo i piccoli numeri, anche se i piccoli numeri li abbiamo ancora ed è molto difficile superare appunto il problema del dimensionamento che ci impongono dall'alto, perché ogni anno ci chiudono qualche plesso. Comunque, innanzitutto il problema dell'isolamento e della comunicazione. Un'occasione per crescere ci venne data nel 2008
quando i nostri comuni ci dotarono della banda larga attraverso non la fibra ma attraverso i ponti radio, e già fu una conquista per la scuola perché ci si poteva collegare. E abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato un'azienda che sempre tramite i comuni, i nostri 5 comuni, allora erano 6 perché avevamo anche un plesso che apparteneva, che poi è stato soppresso, che apparteneva al 6° comune, è stata quella di dotarci di una rete VPN per metterci in comunicazione, per mettere in comunicazione i vari plessi tra di loro senza spesa e velocemente. Quindi la telefonia VoIP, la trasmissione dati attraverso i computer e quindi dare la possibilità ai docenti anche di potersi collegare senza muoversi e spostarsi. Poi la Regione Liguria ha conosciuto l'esperienza e ha voluto allargarla ad altri 3 comprensivi liguri, venendo così a creare una rete che toccava 4 comprensivi. Allora, se va un po' avanti, vede la rete. Ecco. La rete è stata chiamata poi, diventata Scuola in Rete. Con questi altri comprensivi, uno vicignore, che è il comprensivo della Vallestura, con il quale adesso siamo ancora collegati per via dell'area Beiguasol, e gli altri comprensivi ci siamo messi in rete e abbiamo stabilito un accordo di rete. Su che cosa? Innanzitutto avere la possibilità di comunicare le nostre esperienze, di avere una progettualità comune e di avere una formazione comune anche con il supporto dell'università. In questo caso abbiamo avuto il supporto sia dell'Università Cattolica ma anche poi da Indire, e successivamente nel 2000, faccio breve, cioè tutto un lavoro lungo ma la faccio breve, nel 2014 l'Indire ha riconosciuto questa rete ha riconosciuto Sassello come capofila delle scuole in rete insieme ad altre 5 reti italiane di piccole scuole. L'obiettivo di Indire? Quello di vedere come lavorano queste scuole e come riescono a superare l'isolamento. Ad esempio, per mettere in contatto le pluriclassi, poi noi, sempre utilizzando la rete, abbiamo adottato un modello orizzontale e di far collegare tra loro, a volte in via occasionale, ma se è possibile in modo su progetto, in modo sistematico almeno di 2 volte alla settimana, e di condividere quindi delle lezioni, da una parte la pluriclasse più remota con l'aiuto di un tutor e dall'altra la classe, un'altra pluriclasse più grande che ha più disponibilità di docenti. Questo per sopperire innanzitutto per favorire la socializzazione dei ragazzi e poi per condividere le esperienze. Questo è il modello orizzontale che Indira appunto ci ha chiesto di approfondire, perché ovviamente i modelli vanno sempre approfonditi. L'altro è un modello invece verticale che è nato dai genitori e che è nato da una contingenza. Allora, sul territorio noi non abbiamo scuole. Lasciamo un attimo stare gli altri 3 comprensivi perché costituiscono la rete. Andiamo al caso di all'esempio di Sassello, perché è quello che poi si è sviluppato nel tempo e che esiste tuttora. Allora, il modello verticale ci è stato suggerito dalla mancanza sul territorio di una scuola superiore. Da noi non è possibile costituire una succursale di una scuola superiore perché non ci sono i numeri. E allora
abbiamo costituito una, questo a partire dal 2013, una convenzione con, prima con un istituto superiore di Savona, e abbiamo, ovviamente siamo partiti con una sperimentazione, per cui magari se va avanti vediamo l'immagine, vabbè, questa è l'immagine della rete, e il progetto, ecco i modelli di scuola a distanza, qui c'è il modello della scuola superiore con le scuole di Savona. Questo modello prevede che una volta alla settimana, che è un po' poco, una volta alla settimana i ragazzi che frequentano gli istituti superiori di Savona, all'inizio abbiamo cominciato con uno, frequentino, si fermino in loco e seguono le lezioni a distanza con l'istituto a cui sono iscritti regolarmente. All'inizio avevamo due ragazze, sono dei tempi? Abbastanza, ok. Avevamo due alunne, poi l'anno dopo siamo partiti con l'istituto Ferrare Spancaldo di Savona e abbiamo avuto otto alunni, le due alunne più gli altri otto alunni, quindi due istituti, e quindi queste classi remote che attraverso le lavagne LIM seguivano le lezioni a distanza. Abbiamo fatto fare una formazione ai docenti tutor che sono presso l'istituto comprensivo, perché non si possono improvvisare le lezioni a distanza, e tuttora funziona questo modello, noi lo chiamiamo verticale, attualmente con 5 alunni dell'istituto ITIS, dell'indirizzo ITIS, cioè l'istituto Ferrare Spancaldo con l'indirizzo ITIS, e l'altro con l'istituto Boselli con l'indirizzo Geometri. Questo è un modo per creare il senso di, per evitare la dispersione scolastica, per mantenere il senso di appartenenza degli studenti, e poi per facilitare gli spostamenti. Ovviamente un giorno alla settimana è poco, perché ce ne andrebbero due. È allo studio, cioè ci stiamo lavorando già da un anno, quello di ci siamo messi in relazione, abbiamo avuto la proposta da un istituto plurindirizzi fuori regione, che ci propone di fare una scuola a distanza per 3 settimane in loco, e poi l'ultima settimana di farla fuori con i ragazzi ospitati dalle famiglie del territorio ospitante. Questo è un progetto che sembra piacere molto alle famiglie e che abbiamo inserito anche nel progetto di scuola a distanza. Voglio parlare invece delle pluriclassi. Il problema delle pluriclassi esiste, ne abbiamo dappertutto, attualmente abbiamo, dall'anno prossimo avremo solo 6 plessi, le pluriclassi sono presenti in 5 plessi, e poi abbiamo nell'area Beiguassol, nel comune viciniore dell'area Beiguassol, che è il comune di Tiglieto, abbiamo anche lì una pluriclasse unica. Abbiamo la pluriclasse unica nella scuola secondaria di Urbe, che funziona unicamente a pluriclasse. Da noi lo spostamento degli studenti è molto difficile, perché abbiamo, anche se non siamo lontanissimi dal mare, abbiamo degli inverni nevosissimi come quello scorso e delle difficoltà di strade, tant'è vero che per raggiungere ad esempio la sede di scuola media, i ragazzi devono a volte percorrere 20 km, quindi queste strade impervie. E questo è quanto. Certo, ecco, e per le pluriclassi usiamo il modello di cui ho parlato prima, che è il modello orizzontale. Abbiamo anche un'esperienza interessante che abbiamo incontrato tramite
il manifesto delle piccole scuole. Le piccole scuole nel senso che abbiamo costituito un gemellaggio ed effettuiamo anche questo per dare un respiro e diciamo una motivazione per allargare gli orizzonti dei ragazzi anche attraverso la tecnologia. Ci siamo gemellati con l'Istituto Comprensivo Rallo di Favignana. Proprio in questi giorni, cioè ieri, i ragazzi di Favignana sono saliti e abbiamo fatto un contatto diretto, ma c'è un progetto di modello orizzontale anche con loro. Questo per dire come si cerca nelle aree interne di superare. Ovviamente c'è il problema sempre dei numeri, però io credo credo che ad esempio la nostra scuola, la nostra piccola scuola di Urbe, che ha pluriclasse unica nella scuola primaria e pluriclasse unica nella scuola secondaria, finora è stata mantenuta. Io credo che la qualità e la sperimentazione possa, ne sono certa, possa comunque dar forza alle nostre scuole, perché va al di là dei numeri. Io nel 2015, mi sono sbagliata nella relazione, ho partecipato a un'interrogazione alla Commissione Cultura della Camera, perché per portare il problema. Bisogna portare il problema sui vari tavoli, e credo comunque che le aree interne, cioè i tavoli delle aree interne, possano essere di aiuto. Vi ringrazio. Grazie. Abbiamo visto due modi molto diversi di affrontare l'isolamento, due modi che inevitabilmente anche si intersecano, perché è ovvio che anche in un nuovo polo l'innovazione anche digitale e tecnologica non può mancare. Sì, ad esempio attuare delle forme, se istituite forme di collegamento, potrebbe essere di collegamento a distanza, potrebbe essere interessante. Certo che ci vuole una formazione adeguata, se no si spreca del tempo. E non sempre i ragazzi, volevo dire questo, non sempre i ragazzi che attuano la scuola a distanza, sia nel modello orizzontale che in quello verticale, stanno collegati con la lavagna LIM, ma ci sono dei momenti ben programmati, ci si collega, ci si ricollega, si fanno anche i lavori, i compiti in classe senza l'uso, e soprattutto vengono condivisi i lavori, cioè tra i docenti, sempre però attraverso le tecnologie, con l'uso del Dropbox. Infatti ci dà l'assist per parlare del tema successivo, che abbiamo visto come trasversalmente un po' interessa anche questo tutte le aree interne, e spesso va a incidere proprio anche sugli esiti degli apprendimenti degli allievi, ovvero l'elevato turnover dei docenti che spesso si osserva nelle piccole scuole delle aree interne. E lo spunto, insomma, che chiedo, da cui chiedo di partire ai nostri relatori, è proprio provare a capire un po' come l'alta mobilità dei docenti, se e come incide sugli esiti degli apprendimenti degli allievi, e parallelamente qual è il ruolo che viene invece assegnato alla formazione del corpo docente. Alla formazione del corpo docente, ma anche alla qualificazione degli spazi di apprendimento, proprio per poter superare quelle che sono le criticità che queste sfide in qualche modo comportano. Ne parliamo nuovamente con la dirigente Magno e poi con la dottoressa Strozzi di Reggio Children. Sì, che la riprenderò poi con la presentazione successiva. Ok. Eleonora. Ma vado, no, e sarò anche, vado sull'esperienza diretta dell'istituto di cui ho parlato prima, cioè del liceo artistico di Castelli. Io sono dirigente reggente. Sono dirigente titolare di un istituto comprensivo che comunque fa parte di un'altra area interna, perché insomma no. E però è un istituto comprensivo con due plessi, uno nella vallata, nel comune più grande, e un altro in un comune di montagna, dove abbiamo in un'unica scuola dall'infanzia alla scuola media con pluriclassi. E ecco perché vado sull'esperienza. Tanto è importante la formazione dei docenti,
che noi abbiamo in atto in questo momento progetti sia con Reggio Children, quindi è una piacevole sorpresa quella di trovare qui e dire quanto ci ispiriamo a questi modelli per migliorare la qualità della didattica nelle pluriclassi. Abbiamo in corso un progetto con Reggio Children come modello di riferimento, specie per la scuola dell'infanzia e per i primi anni della scuola primaria, perché comunque è una metodologia che bene si presta. E poi invece siamo entrati, quindi ha avuto proprio la scuola, non sapevo di incontrare chi aveva lanciato l'idea delle piccole scuole e del manifesto, e però siamo entrati anche noi in questa rete e quindi abbiamo programmato formazione con l'Indire per utilizzare le nuove tecnologie al servizio della didattica, sia per migliorare la didattica ma anche per dare un'apertura e quindi per incidere sulla possibilità di comunicazione di scuole e di alunni che generalmente insomma altrimenti si trovano in una situazione di isolamento, perché effettivamente si tratta di piccole, piccolissime realtà. E quindi questo è quello che stiamo e che sperimenteremo. Ma la domanda, così come posta, solleva subito il problema. Cioè, noi ci troviamo come dirigenti scolastici ad aderire a progetti nazionali, ad avviare attività di formazione, e spesso però i docenti con i quali avviamo questa attività si fermano un anno, sono docenti in quella scuola per un anno, chiaramente per la loro professionalità si tratta sempre di un investimento grande e ci sarà una ricaduta successivamente nelle altre scuole, però il rischio grosso è che poi ogni volta si debba ricominciare da capo. Quindi una necessità è quella di coniugare l'esigenza chiaramente di formare via via il personale, però anche di lasciare all'interno della scuola un know-how e una sorta di, ecco, di sistema anche di protocolli d'azione, delle repository, diciamo dei database che però non possono rimanere cosa fredda lasciata lì perché nessuno li va a vedere altrimenti, quelli che capisce quello che voglio dire. Cioè le buone pratiche che sono via via sperimentate devono diventare qualcosa di attingibile, di sperimentabile nuovamente. E questo in fondo non avviene se ci si limita a costituire una raccolta virtuale o materiale delle buone pratiche. Può avvenire se si cambia, e anche qui torniamo al problema culturale di mentalità, se si cambia all'interno della scuola in cui si agisce, si fanno queste scelte, il modo di intendere la didattica. Cioè il docente che arriva di anno in anno deve poter immergersi in una mentalità, in un modo di procedere, che anche se non ha una formazione specifica, immediatamente lo investe di una serie di, certo sembrerebbe cosa difficile, no, adattarsi, cioè se uno non ce l'ha la strumentazione, però partiamo anche dal presupposto che chi adesso, siamo anche un pochino concreti, i docenti che si trovano a vivere la maggiore mobilità sul territorio sono docenti giovani che arrivano da percorsi formativi, universitari e anche di formazione iniziale quando sono docenti in ruolo, che bene o male hanno raggiunto un certo grado di uniformità sul territorio nazionale e che comunque attinge a delle metodologie, a un impiego delle risorse tecnologiche che diciamo mette tutti in condizioni di utilizzare in modo corretto e creativo e funzionale le strumentazioni. Per cui forse più è importante la formazione, ma è importante la formazione non tanto sulle tecnologie, sull'impiego di determinati strumenti, quanto la formazione sull'impostazione didattica a monte. Ed è un lavoro che obiettivamente si può anche riuscire a fare se, insomma, se si capisce da che parte iniziare. I dirigenti e gli uffici scolastici hanno un ruolo fondamentale in questo. Hanno un ruolo fondamentale. Grazie. Io direi che tengo questo tema dopo, mentre parlo e presento l'esperienza sul tema invece della didattica, perché è strettamente connessa.
Vediamo subito i due temi che effettivamente sono stati presentati separati un po' per una forzatura in qualche modo della sessione stessa, ma appunto, come già introdotto anche la dottoressa Magno, la formazione si lega strettamente anche alla questione dei metodi didattici, ovvero quali metodi didattici dovrebbero essere diffusi per il miglioramento delle competenze degli studenti e quali sono poi le sfide che si incontrano nelle scuole proprio sperimentando questi metodi didattici innovativi. Perfetto, ho portato con me alcune immagini delle esperienze, dunque i PowerPoint abitano, non vedo il segno del PowerPoint, l'avevo abbassato qua. Può essere che si è chiuso. Vabbè, allora lo riapriamo, no, non è un problema. Allora, aspetta che lo metti a grande, è questo qua, andiamo avanti. Allora la domanda, sì vado da, ma sono più abituata così. Allora la domanda sui metodi didattici, subito mi ha fatto venire un pochino di ansia, non ci piace la parola metodo, perché rischia nella scuola, tanto scusate, io parlo di un'esperienza che fa riferimento al nido, alla scuola dell'infanzia, un po' al primo ciclo della primaria, ma soprattutto a più di 50 anni di nido e scuola dell'infanzia pubblico, gestito dal comune di Reggio Emilia. Quindi un'esperienza lunga nel tempo che le piace definirsi esperienza, metodo sta stretto, fa pensare a qualcosa da applicare, metodi anche bellissimi, voglio dire Montessori, le Steineriane, Reggio, ma ispirazione, siamo per l'ispirazione, neanche noi vogliamo essere modello a nessuno e invece ci piace tantissimo questa idea di sperimentazione audace, l'audacia che ci vuole, quella che ci è voluta la gente del territorio di Reggio Emilia per avere delle scuole per cui si è combattuto tantissimo. Allora, invece ci piace molto la parola ricerca, cioè scuole dove continuiamo a fare una della ricerca, come diceva Malaguzzi, o l'educazione è una situazione di ricerca e la ricerca produce del nuovo, delle nuove esperienze e voi siete nuovi territori che stanno cercando nuove esperienze, questo è bellissimo, altrimenti rinchiudersi nella ricerca di metodi da applicare è terribile anche per la formazione del personale, prima ancora per i bambini. La ricerca che non è quella delle università chiuse in laboratori di sperimentazione, è ricerca, la vita quotidiana con i bambini, il modo con cui allestiamo gli ambienti, che non è il modello di Reggio perché vedete delle vetrate o una lavagna luminosa. Qua possiamo fare ricerca con un gruppo di bambini, ma è soprattutto il lavoro di gruppo. E i territori avranno molti piccoli, avranno molti limiti, ma sicuramente è possibile lavorare a piccoli gruppi, cosa che la scuola statale più diffusa a volte vede invece in una replicazione di un insegnante con il e la scuola dell'infanzia rischia molto di essere una prescuola, la primina, la preparazione perdendo quanto invece di bello possono imparare, godere i bambini alla scuola e anche al nido, perché imparano tanto, imparano tantissime cose. Il ruolo dell'ambiente è fondamentale, ma non l'ambiente con questi tavoli, ma con questo tavolo, con la possibilità di sperimentare la creta come a Castelli o la rete, quello che c'è insomma nei territori. Naturalmente l'ambiente va curato perché soprattutto per le giovani età quali materiali, cioè non sono bambini che come le scuole medie, le scuole primarie possono parlare molto, quindi la pedagogia dei 100 linguaggi, non possiamo affidarci solamente sulle parole ma su un comunicare attraverso appunto molti linguaggi, il fare, il cantare, il danzare, il costruire tantissimo. E è ricerca il fatto di non vedere i bambini per le cose che devono fare, ma per le cose che possono fare e ragionare fin da piccolissimi. Quindi costruire queste situazioni di discussione assieme. I disegni non solo si fanno, si discutono con i bambini. I progetti di fare una bicicletta in creta, per esempio, può essere un progetto di gruppo, perché un conto è fare una bicicletta da soli, la mia, la tua, la sua, un conto è fare una bicicletta in tre. Allora è lì che i bambini ricercano, perché non c'è un modello dato, non diamo modelli. Bimbi,
costruite questa bicicletta, mettete prima la ruota, poi dopo il manubrio, poi... no, non insegniamo il bambino a fare l'albero, non facciamo fare i bambini lavoretti per la festa del papà, della mamma, del nonno e dello zio. I bambini ricercano, perché è il loro modo di stare al mondo, e le insegnanti ricercano. Cosa ricercano? Ricercano il modo di apprendere dei bambini. I pedagogisti ricercano il modo con cui le insegnanti scoprono, supportano il modo di apprendere dei bambini. Vabbè, abbiamo fatto anche invece delle ricerche più formali, questa con l'Università di Harvard, sull'apprendere individualmente in gruppi, perché lavorare in gruppi non vuole dire dimenticare il soggetto. Vi faccio vedere un esempio, perché uno pensa chissà cosa. Disegnare appunto una bicicletta in tre. Un gruppo di maschi e un gruppo di femmine. Questi gruppi, i bambini prima discutono e poi dopo Alessandro fa la sua bicicletta, Andrea fa la sua bicicletta e... chi è questo? Claudio, fa la sua bicicletta e noi naturalmente gli diciamo: ragazzi, bravissimi, bellissime biciclette, cioè noi le insegnanti. Ma non erano questi i patti. Dovevate fare una bicicletta. Ah, bene. Allora facciamo così, ritagliamo, mettiamo assieme una bicicletta e poi facciamo l'officina per fare le riparazioni. Questa è la bellezza dell'intelligenza che hanno tutti i bambini e che gli insegnanti possono gustare, sostenere e sentirsi ricercatori. Quindi bambini ricercatori, insegnanti ricercatori, e le femmine, voi mi direte, le femmine ci hanno messo un'ora e mezzo per mettersi d'accordo, ma la Susanna ha fatto il davanti, la Giulia il mezzo, e tutte lavorando sullo stesso foglio per... Un altro esempio per farvi vedere che davvero con dei materiali non abbiamo bisogno di avere chissà che cosa, gli specchi, la luce naturale e i bambini... Sperimentate, ragazzi, che cosa potete scoprire. Ai bambini piace molto sentirsi scopritori anziché ripetitori. Stiamo facendo dei riflessi interessantissimi, come delle ragnatele, come dei fiori di luce. Secondo me, se metto uno specchietto qui, succede qualcosa. Si interrompe i raggi. Facciamo delle prove, può darsi che scopriamo delle diversità oppure altre composizioni. Ci vuole molta calma, perché questo è un lavoro difficile, è una cosa da sapienti. Guardate quanto l'intelligenza dei bambini, che non sono chiamati a ripetere il compitino di imparare la direzione della luce, riflessione, rifrazione, eccetera, bambini di 4 e 5 anni possono allenare la mente e lavorare come un team di ricerca. Allora, non insegniamo ai bambini a leggere, scrivere, far di conto, disegnare l'albero, come avevo detto prima, ma quanto quei ganci che Brunner diceva servono ai bambini prima di arrivare a scuola, sentirsi capaci di ricercare, di parlare. Ho quasi finito il tempo, quindi vado avanti. Bene, va bene. Allora, che cos'altro dirvi? Non vi leggo tutta la storia dei raggi di luce, tanto la trovate, e la documentazione. Volevo arrivare a questo, alle sfide. Che anche per noi è una sfida, quella di chiedere alle insegnanti non solo di stare coi bambini, ma di documentare i pensieri dei bambini. E la documentazione non è solo qualcosa che hanno, che è nelle mani delle insegnanti, ma è nelle, per parlare coi genitori, ma nelle mani dei bambini per ragionare. Vabbè, qui avevano fatto un tiro a segno di luce e chiuderei con questa frase di Malaguzzi che dice che appunto che la nostra esperienza attraversa molte teorie eccetera, ma soprattutto è un mestiere, quello dell'insegnare, che non può permettersi di parlare, di pensare in piccolo o di dimenticare che la nostra prima scelta è quella di rifiutare una scuola che parla e agisce solo su committenza, rinunciando ad una funzione critica e riformatrice, che è ciò che ci salva dall'essere di diventare solamente un malinconico esecutore. Questo è quello che cerchiamo di contrastare nel lavoro tutti i giorni con le insegnanti e che credo che i vostri piccoli territori stiano, per quello che ho capito, stiano davvero cercando di contrastare. Non siete esecutori, siete inventori. Sì, grazie. Abbiamo un ottimo contributo. Dobbiamo andare tutti insieme in plenaria, quindi non ce lo possiamo permettere, lo sapevate, la gestione del tempo fa parte della crescita del paese e della partita. Scusatemi, se continuerà bene con noi oggi nel fondo, quindi non possiamo permetterci.
Io sono qui per portare questa esperienza che abbiamo portato avanti e abbiamo fatto nella scuola ormai da 20 anni e più. Praticamente vi faccio solamente una piccola premessa. Nella nostra scuola io insegno in un istituto tecnico, sono un ingegnere, mi sono diplomato in quella scuola, quindi ho una forte motivazione anche verso i ragazzi, perché in effetti sono nato in quella scuola, ci sono entrato a 13 anni e ci sono ancora adesso che ne ho 61. Quindi voglio dire, sono fortemente motivato. Praticamente le nostre discipline prevedono già una parte laboratoriale di svolgimento di esperienze, però negli anni noi l'abbiamo un po' trasformata perché siamo andati un po' oltre quello che si faceva di solito nei laboratori, perché abbiamo cominciato a realizzare dei prototipi funzionanti. In questo caso qui potete vedere delle cose che abbiamo portato, delle immagini. Praticamente qui abbiamo realizzato dei prototipi funzionanti in grado di produrre energia da fonti rinnovabili, quindi vento, acqua, sole, quello è un forno solare, l'abbiamo esposto in occasione di Expo Scuola per 4-5 anni di seguito e gestivamo un laboratorio nostro, e quindi questo testimoniava la validità più o meno dell'impostazione. Mi dà un po' d'acqua, così se vende, mi si è attaccata alla lingua. Ah, scusi, anzi, però... Sì. Sì. No, dico. Quello che aveva sì. da successivamente fare. Abbiamo fatto esperienza con la robotica e in effetti intorno al 2008, però la vera rivoluzione l'abbiamo registrata quando è stata commercializzata la scheda Arduino, di cui non so se voi avete mai sentito parlare. È stata fondata, il cofondatore o meglio il coscopritore era uno di Monza, ma l'hanno fatta ad Ivrea la prima. È una piccola scheda programmabile con microprocessore, diciamo, che consente a creativi di realizzare con una certa facilità dei prototipi funzionanti. Quindi questa mette insieme elettronica da un lato e informatica dall'altro, e quindi con questa scheda Arduino noi abbiamo realizzato un sacco di cose che abbiamo poi presentato in vari concorsi in giro pure per l'Italia. Questo prototipo lì è una schiacciabarattoli, praticamente noi abbiamo dato il nostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente, perché in effetti è tutto automatizzato, metti la lattina, lui te la schiaccia, ti mette il punto sulla card e quindi praticamente poi tu la puoi spendere in vario modo, questo in modo da innescare un circolo virtuoso. Quell'altro è un modellino di sforno solare con un inseguitore, quindi praticamente riesce a seguire il movimento apparente del sole. Poi in più ci siamo anche confrontati in occasione di gare di robotica a Roma. Ecco qui, insomma, in effetti i nostri ragazzi dal 2013 partecipano a Roma, qui siamo in Campidoglio nella finale e abbiamo, vinto 6 primi premi. Questo non lo voglio dire perché siamo bravi, io voglio dire solamente per una cosa, che in effetti anche noi delle aree interne, diciamo sicuramente grazie alla rete, grazie a internet e all'e-commerce, possiamo sicuramente competere con i ragazzi che vengono da Roma, da Milano o da qualunque altro posto. Anzi, probabilmente i nostri ragazzi, essendo meno distratti da tante altre sollecitazioni, magari si concentrano di più su delle cose. Difatti loro li dovevamo mandare via la sera, dicevano andate via perché non c'è più tempo. Sì, erano appassionati. Però in effetti abbiamo poi dotato dei nostri laboratori di apparecchiature che praticamente stampanti 3D, CNC e così via. Vengo al punto, alla conclusione quindi. Noi abbiamo proposto nell'ambito di questi progetti di strategie di aree interne di potenziare il nostro Fab Lab. Cioè il Fab Lab è questo Fabrication Laboratory, che sarebbero di derivazione americana, noi adesso ci hanno battezzato così, lo facevamo già prima, però adesso almeno sappiamo che noi ci chiamiamo non più creativi ma makers, e che il nostro laboratorio attrezzato con le varie cose in realtà si chiama Fab Lab. In realtà questo Fab Lab, nelle nostre intenzioni, intanto perché vorremmo dare continuità e vorremmo condividere questa esperienza con le altre scuole del territorio, quindi insomma vorremmo operare su 3 settori distinti. Uno, condividere l'istruzione e la formazione, quindi condividere queste nostre esperienze, queste nostre competenze con le altre scuole e fare in modo che pure quando noi andremo via, perché il mio collega che è venuto all'altro incontro con l'area interna non è venuto perché andrà in pensione, tra qualche anno vado in pensione anch'io, noi vorremmo che questa cosa continuasse e che quindi ci fosse anche una struttura con un'organizzazione, perché in effetti poi il problema sarebbe quello di tenere aperta la struttura di pomeriggio. E quindi chiediamo
l'allestimento e il potenziamento del nostro FAB, che sarebbe a disposizione sia anche per l'effettuazione dell'alternanza scuola-lavoro, perché in effetti le ditte della nostra zona non sempre, in effetti noi siamo, se siamo zone interne, non è che abbiamo l'impresa di punta che è, insomma, voglio dire, che è tecnologicamente avanzata, quindi molto spesso siamo noi che travasiamo delle conoscenze alle imprese, ve lo dico, insomma, in effetti il PLC, le imprese della zona non li conoscevano, nella nostra scuola dal 93 li utilizzavamo, sono usciti i ragazzi, più o meno avevano già delle competenze per la domotica, idem, abbiamo fatto prima noi delle cose all'interno, c'erano pure aziende che sono, insomma, sicuramente che sono in grado di farlo, però in effetti la scuola può fare qualcosa per il territorio, anche nell'ottica di sviluppare, comunque di elevare i livelli di sviluppo tecnologico. Quindi anche l'alternanza scuola-lavoro potrebbe essere svolta lì, perché le imprese della zona hanno tutte piccole dimensioni, quindi non dispongono di aule per la formazione, quindi un'impresa, quindi magari metterli tutti insieme e fargli fare un corso, non so, sul disegno CAD e sulla realizzazione di stampa 3D o di CNC, queste cose qui si potrebbero fare presso di noi, oppure l'automazione varia, almeno una parte, perché è chiaro che l'inserimento in azienda è fondamentale e non se ne può fare a meno. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.